Cercare di fare sintesi su una materia importante, perché noi riteniamo
riteniamo che l'alto tavoliere abbia delle possibilità, delle capacità e soprattutto delle specificità particolari tali da essere come dire, attrazione turistica. Ed è per questo che insieme con gli amici dell'alto tavoliere, con la presenza della provincia e dell'assessore delegato regionale, la dottoressa Silvia Codelli, cercheremo di sviluppare, che sta arrivando, è quasi diciamo vicina, cercheremo di sviluppare concetti che ci possano portare in modo sinergico in una direzione, ma soprattutto che ci possano portare a far diventare questo territorio quanto più attrattivo, perché riteniamo, come dicevo prima e lo sottolineo, che questo territorio è attrattivo, ha tutte le capacità per essere, ma soprattutto per essere, come dire, attenzionato sia dalla regione Puglia che dalla provincia di Foggia come territorio turistico. Io sarò brevissimo perché vista la rappresentanza c'è bisogno che tutti parlino e soprattutto se ci sono da parte vostra, perché l'intento è anche quello di sentire gli operatori, sentire voi. Faccio per esempio Gianni è come portavoce del sistema turistico alberghiero di Lesina, di cui rappresenta un'associazione, ma credo che anche voi, se avete voglia di fare delle domande e soprattutto di dare un contributo a questa discussione, che ben venga, perché tutti, come dire, dobbiamo essere aperti ad accettare contributi, ma soprattutto a trovare soluzioni in merito a questo. Per questo credo che se vogliamo possiamo iniziare, diciamo, o dal pubblico oppure diciamo dalla parte istituzionale. Questo lo dobbiamo concertare un po' tutti. Poi ecco, sentiamo le istituzioni cosa vengono a dire. Allora sentiamo il vicepresidente della provincia di Foggia, che tra l'altro ha la delega al turismo e quindi potrà anche lei illustrarci un po' di tutta la situazione che stiamo vivendo. Sì, buonasera a tutti. Io vi faccio una premessa, la delega al turismo da poco tempo. E quindi è un lavoro che ho iniziato a fare da poco, muovendomi però su delle linee che avevo già considerato come assessore alla cultura. Io nasco come assessore alla cultura, poi la mia delega è stata ampliata, per cui probabilmente la mia visione di turismo, ma forse per queste zone va meglio, è legata strettamente alla cultura piuttosto che ai turismi classici, penso a quello balneare, ai quali comunemente si pensa. E quindi sto lavorando in questo senso. La nostra è una provincia molto complessa, molto varia sotto il profilo turistico, e devo dire ringraziando il Dio perché è una provincia che offre moltissimo. Abbiamo il Gargano con il mare, abbiamo i Monti Dauni con i borghi dei Monti Dauni e generalmente ci si ferma sempre al Gargano e ai Monti Dauni. Io però, che sono figlia del tavoliere, dico sempre che per andare dal Gargano ai Monti Dauni bisogna passare attraverso il tavoliere alto, basso, centro, tavoliere, e quindi non possiamo ignorare il tavoliere. Il tavoliere che deve offrire un turismo che è soprattutto un turismo culturale, quindi vado alla premessa, perché in questi nostri comuni ci sono delle bellezze, delle ricchezze architettoniche, archeologiche, artistiche in genere. Assessore, tutto bene, grazie, ben arrivata. A me dispiace solo che non c'è un microfono, ma avesse fatto un prestato a quelli dove mi porta. Si sente. Lo sentivo neanche qua. L'altro bottone. L'altro. Benissimo. Concludo velocemente, che forse è il caso che i nostri
aggregarvi un po' tutti quanti insieme ed avermi qui, quindi io come assessore al turismo e alla cultura vi ringrazio e sono veramente commossa anche dal fatto di essere stata presa in considerazione senza che ci conoscessimo da professore. Questo perché, dicevamo, dottoressa, l'inizio del discorso è stato proprio questo, conoscere il nostro territorio, Gargano, ma noi siamo un territorio bellissimo che però in qualche modo nessuno conosce, e allora la dottoressa Nicolina ci ha conosciuto, e la dottoressa Roberta ci ha conosciuto, la dottoressa del Consiglio ci aveva già ratificato della sua presenza, quindi è importante che tutto quello che si sta sviluppando nel territorio, quindi coscienza di essere propositori, assolutamente vocazione turistica, non solo culturale, non solo balneare, ma di ricezione anche di assembramento fra ognuno dell'astronomia e la parte culturale e la parte ricettiva, e c'è qualcuno che ha investito, credendo in questo, c'è qualcuno che ha investito, quindi ci sono le ricettività che adesso permettono la permanenza di gente che passa, a cui piace il territorio, che addirittura acquista le nostre casette, specialmente nel mondo. Quindi noi abbiamo un nucleo, un impianto, non ce lo dobbiamo inventare. Tutto questo che spinge l'amministrazione a valorizzare questo lato, che può essere forse l'unico sbocco per la nostra economia, a riunire un po' tutte le forze del territorio, stimolati da quello che è il regolamento recentemente approvato dalla regione del SPL, ci sono queste unità che dovrebbero praticamente omogeneamente riunire dei territori di una certa vastità, e quindi stimolati da questo per poter partecipare a questi percorsi, chiediamo a tutti gli intervenuti che sono provincia, regione e amministratori locali e anche operatori economici di cercare di trovare un punto di unione, una fusione di tutti gli interessi per gratificare gli sforzi di chi sta proponendo ricettività e di chi comincia a crederci. E quindi io mi fermo qui perché credo che abbiate da dire qualche cosa da proporci, che cosa ne volete fare di questo territorio, e innanzitutto esistiamo. Mi sento un po' un Don Chisciotte insieme con Silvio, perché sembrano quelle battaglie che non vanno da nessuna parte e che invece hanno alla base l'entusiasmo di chi ci crede, poi dove arriveremo ce lo dobbiamo fare. E allora chi vuole intervenire? Permettetemi di salutare il dottor Ippolito, esperto allo spettacolo della provincia di Foggia, della regione, e il dottor Federico Cestini, consulente turistico, che sono, accompagnano l'assessore regionale. Prego, dottoressa. Concludo velocemente, perché non è il caso che siamo noi a parlare. Dicevo, il turismo culturale qui e non gastronomico può trovare un notevole spazio. In questo senso dobbiamo lavorare. La provincia che cosa può fare? Può fungere da ente di coordinamento, certamente fra tanti comuni, fare delle proposte, ma più che altro sentire le nostre proposte ed eventualmente farle proprie. Io vi posso dire, e concludo, che proprio perché non ignoriamo questa parte della provincia di Foggia, nella bozza del turismo religioso, e quello è un tipo di turismo nel quale noi chiediamo moltissimo, abbiamo previsto, l'anno scorso siamo stati a San Severo con una location, quest'anno faremo Serra Capriola, proprio perché vogliamo dare attenzione a questa parte del territorio, cioè un po' alla volta le nostre attenzioni sono rivolte a tutti i comuni della provincia di Foggia, quindi fine mese di novembre verranno degli operatori turistici a conoscere questo territorio. Il nostro aiuto lo diamo, certamente, molto però spetta alla gente del posto, perché è vero che ci crede, però crederci non è sufficiente, bisogna organizzarsi. Bisogna essere accoglienti, e questa è una cosa importante da sottolineare, perché a volte non è il caso di questi comuni, ma certe volte l'accoglienza che il turista si aspetta manca molto. Bisogna preparare i pacchetti, preparare una buona offerta, perché poi il turista invogliato possa tornare e si possa
dedicarsi a quel passaparola che secondo me è molto più importante di quella promozione che si può fare con i 6x3 o con i manifesti. Quindi molto dipende da noi. L'attenzione della provincia di Foggia c'è a tutto il territorio della provincia. Ripeto, dal Gargano ai Monti Davi, passando attraverso il Tavoliere. Questo non può farci. Allora, facciamo intervenire la dottoressa, la vicepresidente, il vice coordinatore ANCI Giovani Puglia, dottoressa Melino, perché comunque deve raggiungere il Bari nel caso allora. Buonasera a tutti, io sono onorata di essere qui, ringrazio il sindaco e ringrazio l'assessore Giacci, che devo dire è il motivo per cui sono qui, perché è riuscita diciamo a far presente a 200 metri di distanza quanto fosse importante essere a Priolo, quanto fosse importante conoscervi. Io porto i saluti istituzionali dell'ANCI Giovane Puglia, rappresento quasi 900 giovani eletti sotto i 35 anni e credo che oggi sia importante nel suo tavolo ricordare le istituzioni presenti, che soltanto i comuni, ma la regione, la provincia, il ruolo degli amministratori, e questo è importante ricordarlo anche a voi. Noi giovani nelle province di Foggia e di Lecce siamo i più presenti rispetto alle altre province, cioè sono province dove emerge, voi vedete un giovane consigliere di Guidadamo, dove emerge appunto come ci sia la propensione dei giovani e delle giovani donne ad essere eletti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire essere responsabili. Oggi i comuni, abbiamo i sindaci che saluto ovviamente perché è evidente l'attenzione per questa tematica, quindi per il territorio, al di là del turismo, sia turismo, cultura, che sia economia, è evidente che c'è una scelta di voler riprendere in mano il territorio in momenti di difficoltà. Oggi i comuni vanno avanti con poche risorse, sono sempre meno. La stessa Giacci ci confrontavamo con questo splendido cartellone che avete avuto in poco tempo, perché è un'amministrazione nuova, diciamo, in al di là dell'esperienza del sindaco, però un assessore nuovo si è andata a confrontare con un cartellone culturale da proporre alla propria città e abbiamo sempre meno risorse. Però cosa vuol dire? Bisogna essere attenti, bisogna essere dei responsabili amministratori, bisogna saper dosare la risorsa o sopperire alla mancanza di risorse attraverso le iniziative, le inventive e attraverso la rete. Io sarò sempre più breve, concludo dicendo che l'attenzione dell'ANCI, cioè dei comuni italiani, ma dei comuni in modo dei 243 comuni pugliesi e anche verso i piccoli comuni, è proprio dei piccoli comuni che noi giovani intendiamo diciamo ripartire. Sono contenta che qua ci siano dei giovani amministratori, noi investiremo a breve, settimane da oggi abbiamo una scuola di formazione per giovani amministratori, perché non è un ritornello a parlare di responsabilità dell'amministratore. L'amministratore e la regione e la provincia devono imparare a raccordarsi con i comuni e a responsabilizzare i comuni, che sono i primi nostri referenti delle nostre esigenze. Quindi il mio invito, io non so se il se riuscirò a sentire il suo intervento, purtroppo devo veramente rientrare a Bari, ma sono qui, ho visto, sono due ore che sono qui, ho avuto modo di conoscere l'amministrazione e un po' i cittadini. Il mio unico appello è quello che una regione così attenta ai giovani, così attenta al territorio, possa comprendere anche il ruolo dei giovani amministratori, ma in tutto il ruolo dei sindaci, che oggi con meno risorse hanno ancora più responsabilità. La colpa non è di nessuno, è quella che si chiama una congiuntura, però sono scelte, ma alle scelte si deve sopperire con la forza. Noi siamo, non abbiamo potere politico nelle istituzioni, questo è il vantaggio per poter costruire sempre di più e tutti insieme. Quindi auguri e complimenti, perché è una bellissima città, un bellissimo comune. Grazie. I sindaci innanzitutto. Prego, sindaco di Senza. Io approfitto, buonasera a tutti, un saluto in particolare all'assessore che ci ha onorato della sua presenza, un saluto ovviamente a tutti i cittadini di Senegalese. Personalmente sono legato affettivamente a Serra Carriola, sia per il sindaco, sia per la città e per i miei ricordi da bambino. Io andavo anch'io a mare nel primo dopoguerra, negli anni 50, e quindi mi è rimasto un po'. Vuol dire che è rimasto 4
aspettiamo anche per queste cose, quindi diciamo che le città di San Danilo ovviamente siamo pronti ad accogliere qualsiasi invito e pronti anche a qualsiasi sfida, per cui potete ritenerci a vostra completa disposizione per tutto ciò che ci sarà da fare per quanto riguarda appunto il discorso turismo in questa zona. Ci troviamo a metà tra il Gargano, ma questo non può che farci piacere perché abbiamo, diciamo, la possibilità di intervenire e di collaborare sia con il mondo che con l'altro territorio. Quindi, concludo con la fine, la città di San Severo è pronta, è ben disposta a seguire. Tanto siamo in continuo contatto, non solo con il sindaco di Sierra Cagliuolo, ma con il sindaco di Chieri, San Paolo, eccetera. Quindi aspettiamo vostre ulteriori iniziative e tutti insieme vedremo che cosa ci sarà. Credo che ovviamente il giorno la provincia ci daranno anche nel settore. Non ci daranno, ci devono dare una mano. Adesso non ha pagato il tempo. Questa è la cosa per te. E chiedo scusa principalmente perché alle 19 ho la riunione dei capigruppo. Lascerà il codice. Lascio un vice sindaco che certamente rappresenta degnamente la città. Grazie Gianfranco per essere stato. Con l'occasione per salutare tutti e chiedo scusa se fate. Grazie Gianfranco. Perché noi comuni da soli non ce la facciamo.
stracollano effettivamente delle spese più importanti, delle situazioni molto più grandi. Vorremmo dare il massimo. Facciamo il possibile per cercare di andare avanti con dignità. Qualsiasi proposta, qualsiasi situazione ci presenti, e perché no? Mai gettare la spugna, mai arrendersi, andare avanti è molto. Penso proprio nei piccoli comuni, dei comuni sofferenti. Penso di questo. Ecco, grazie. Allora io passo la parola, però non fatemi fare quella parte del cattivo a me alla fine. Visto che ce l'abbiamo tutte e due le istituzioni, la regione e la provincia. Io poi avrò, come dire, argomenti per creare una discussione, però dico, diciamo veramente la situazione qual è, perché qui la situazione è drammatica. Io posso anticipare qualcosa così darò lo spunto anche agli altri per fare, anche perché io sono stato uno dei sindaci che contestava 3 anni fa quello che fu la programmazione del piano turistico provinciale fatto dall'allora assessore Pascello, nonché anche commissario della PT della provincia di Foggia. Perché? E questo lo dico perché prima lo sottolineava il vicepresidente della provincia, ma lo dico soprattutto pure all'assessore, perché la pianificazione alla provincia, la programmazione vera e propria alla regione. Immaginare di fare un STL, settori turistici locali, come quello che possa essere richiamato come Montidao di Gargano, io questa cosa l'ho presa malissimo. Lo dico semplicemente per il fatto di essere un cittadino di Capitanata, a cui faccio parte di questa provincia, ma che però molto probabilmente ogni volta che si deve identificare un'area, l'Alto d'Avogliere viene escluso da ogni programmazione. E questa cosa, come dire, non ha provocato solo in me un certo imbarazzo, ma ho cercato di porre in essere tutte quelle situazioni di conoscenza che potessero permettere, e non fui l'unico, perché allora il comune di San Severo, ma gli altri comuni tutti, chiesero all'assessore di rivedere questa posizione, perché nulla da togliere al Gargano e ai Monti d'Alto, ma noi non ci sentiamo né appendice del Gargano né porta del Gargano, ma tantomeno non ci sentiamo, come dire, figli di un dio minore, e quindi immaginare che ci siano i Monti d'Auni e il Gargano, questa cosa ha creato un po' di imbarazzo. Questa cosa comunque è passata con un STL, da quello che noi siamo a conoscenza tutto oggi è questo. Noi c'è, questo ci fa piacere, assessore, perché adesso diciamo che le APT saranno inseriate, quindi ci saranno. No, non ancora. Io ho convocato così, lo chiediamo subito, tutti i comuni, tutti i 61 comuni della provincia di Palazzo Dogana lunedì 19 settembre per parlare insieme degli S o dell'STL, cioè di quello che dobbiamo andare a proporre la regione. Lunedì 19, ore 11, ore 15. Felicissimo di apprendere questa notizia, perché io faccio una battaglia dal 2008 e oggi, immaginando che l'APT provinciale non debba più esserci in quanto la regione ritiene di fare un APT regionale e quindi un'azienda di promozione turistica a livello regionale, dove la regione comunque avrà quell'atteggiamento, come dire, certo di conoscenza, questo, come dire, a noi non è piaciuto. È altrettanto vero, e voglio dare qualche altro utile elemento, lo dico a lei assessore, lo dico a lei, che un territorio si misura anche, come dire, dal grado di civiltà di quelle che potrebbero essere le infrastrutture. Noi abbiamo una situazione infrastrutturale, parlo di strade, che a dir poco fatiscente, io dico, siamo veramente all'anno zero. Lo siamo nel momento in cui la provincia di Foggia, e lo sottolineo per ribadire il concetto che ho detto al mio assessore provinciale dei lavori pubblici di contestare anche l'alto regionale, perché non è possibile che nel piano straordinario delle infrastrutture possa vedere il Salento con 30 milioni di euro e la provincia di Foggia con 12 milioni di euro, dimenticando che la provincia di Foggia oggi permette alla regione Puglia di essere obiettivo 1, in quanto c'è quel territorio chiamato sub-Appennino d'Arno che
grazie alle sue, come dire, criticità territoriali, ha permesso ancora oggi alla Regione Puglia di essere obiettivo. Io ho molta simpatia per il Salento, ho molta simpatia per la parte di Brindisi, ma credo di voler bene molto alla provincia di Foggia, anche in un momento così particolare dove stiamo decidendo anche altro, senza nasconderlo all'assessore regionale e anche a quello provinciale, di lasciare addirittura sia la provincia di Foggia e nello stesso tempo la Regione Puglia, perché in questo caso ci sentiamo periferia di una regione enorme, ma soprattutto ci sentiamo anche periferia di una provincia disattenta di territori molto periferici, che sicuramente siamo periferici, ma in alcuni casi non ci sentiamo molestati, non siamo nemmeno pugliesi. Ed è per questo che io continuo a battermi e ritengo che sia necessario che, se veramente vogliamo sviluppare un territorio come quello della Capitanata e soprattutto anche di questa parte dell'Adriatico, sia necessario, e lo dico anche per gli amici del Subappennino, di Montedauni e del Gargano, sia importante che noi abbiamo almeno la possibilità di avere una rete che ci permette la percorribilità delle strade, perché turisti che possano pensare oggi di andare, faccio per ipotesi, a Casalnuovo Monterotato, dove c'è stato il terremoto, ma che non è stato il terremoto, dove vive la criticità del dissesto idrogeologico e quindi ha una parte del territorio che cade, sta cadendo veramente con tutte le strade. Abbiamo un paese, il più piccolo della provincia di Foggia, Celle San Vito, che non ha più la possibilità di portare i ragazzi a scuola in quanto non possono lasciare il paese e frequentare la scuola, però il Presidente, c'è una strada che è completamente interrotta, ma lo dico soprattutto perché poi tutto si fonda sul problema delle risorse. Allora, e questo lo dico soprattutto anche a chi ha immaginato di dare molti fondi, io ripeto, il Salento è favoloso, è bellissimo, ma credo che non abbia oggi il dovere di avere quelle attenzioni di cui la provincia di Foggia ne sta pagando le conseguenze, soprattutto perché, ripeto, immaginare un territorio turistico senza avere delle strade è molto difficile. Altrettanto vero è che in una programmazione regionale dove la provincia dovrebbe fungere da, come dire, condizione propedeutica a rappresentare tutta una certa situazione della provincia di Foggia, in questo manchiamo. Ecco perché noi riteniamo che i cittadini di questa parte del territorio di Capitanata non debbano essere esclusi a svantaggio o a vantaggio di altri. Noi vogliamo essere alla pari di tutti i cittadini pugliesi, da Santa Maria d'Euca a Chieuti, che è l'ultimo comune a nord che divide il Molise dalla Puglia. E lo vogliamo fare però con i fatti, perché riteniamo, e lo dico per continuare il discorso del sindaco di Chieuti, Serra Capriola ha 9 km di Costa Vergine, di cui l'assessore Barbanetti ne ha conoscenza, ma non è l'unica, dove noi abbiamo intenzione di fare una programmazione seria su quella parte di territorio, anche perché noi dobbiamo cercare di migliorare quello che abbiamo. Noi viviamo di due fattori, oggi di uno, l'agricoltura che è letteralmente in crisi. L'altra ipotesi è quella di migliorare la condizione turistica e quindi, come dire, sviluppare quella parte di territorio che da 30 anni non è mai stata toccata. E noi ci auguriamo che nella co-pianificazione, che con l'assessore Barbanetti stiamo cercando di mettere in atto con il PUG, quello di sbloccare questo ambito A che per molti anni, per decenni, ha permesso di introdurre vincoli da quello più disparato. Io, non da ultimo, oggi mi è arrivata la lettera dove hanno accolto come regione la nostra proposta di modifica del PAI, che è il piano di assetto idrogeologico che, appartenendo alla parte del Molise, al Piferno, al Fortore, hanno determinato che il PAI redatto in precedenza non era un PAI coerente con il territorio, in quanto non girato il territorio, e quindi avevano fatto una proposta stranissima che non vedeva né la mitigazione del rischio idraulico nel momento in cui ci fosse un'esondazione continua del Fortore, che ahimè da qualche anno continuiamo ad avere, e tantomeno la messa in sicurezza di questa parte di litorale del comune di Serra Capriola, che oggi potrebbe vedere finalmente, come dire, la sua nascita. Ed è, sono queste soprattutto le attenzioni, perché, e qui poi sicuramente gli altri sindaci, gli altri amministratori daranno altri contributi. Io credo che se veramente scommettiamo su una parte di territorio, è importante,
L'alto tavoliere dal percorso turistico religioso dove noi abbiamo, faccio per ipotesi, ma è un discorso che va ad abbracciare tutti i comuni limitrofi. Abbiamo un convento, il terzo più importante della Puglia del 1500, che ha avuto Padre Pio, che è, e noi stiamo cercando di collegarci con San Giovanni di Tondo, con il piano dei tratturi, per fare un percorso religioso che faccia comunque questa strada da quella, diciamo, già ispirata dalla regione, ma noi stiamo cercando di sviluppare tutto il discorso anche sul tratturo Aquila Foggia, così poi si vada a connettere con altre situazioni. Noi chiediamo questo tipo di attenzione, poi mi auguro che gli altri amministratori possano dare ancora altri contributi. Abbiamo un castello medievale del 1500, di cui c'è un marchese presente che è di proprietà ancora abitata. Abbiamo, come dire, ma nulla da togliere a Lesia, a San Paolo, a Poggio Imperiale, a San Severo, che hanno sicuramente come dire, altre attrazioni. Però ecco, questo per sottolineare ciò che abbiamo. Prego, il sindaco di San Paolo Civitale. Sì, io voglio ringraziare Marco per questo invito, per tutta l'amministrazione di Stella Capriola. Ringrazio la dottoressa Rodella e la dottoressa Consiglio per essere qui. Io credo che mai come oggi è importante parlare di sviluppo di questo territorio. Il nostro, come credo sappiate bene, è un territorio che è soprattutto vocato all'agricoltura, con la crisi dell'agricoltura che abbiamo ormai da anni. Chiaramente l'economia di questi paesi sono state veramente ridotte al cucino, ecco perché credo che cercare di parlare di sviluppo turistico è fondamentale, soprattutto lo sviluppo enogastronomico e culturale, che poi è il turismo che vede i nostri paesi impegnati da anni. Noi abbiamo già fatto dei percorsi insieme attraverso il bis barocco, abbiamo fatto anche degli interventi. A San Paolo abbiamo speso circa 2 milioni e mezzo di euro per la riqualificazione del museo archeologico. Il problema è che se poi non ci sono i fondi per la fruibilità di questi del museo, rischiamo di aver speso 5 miliardi di vecchie lire per dire una struttura che serve per volte che non è utilizzata. Noi a San Paolo abbiamo puntato molto su questo, abbiamo lottato contro l'eolico selvaggio, abbiamo cercato di non far proliferare troppo l'eolico, abbiamo fatto nascere il parco naturale del bene fruttore, anche se devo dire che alla luce di quello che sta venendo fuori non so se abbiamo fatto un grosso interesse per il nostro territorio, perché alla fine noi ci ritroviamo con il parco del medio fruttore che non riesce a decollare, che è stato allargato a dismisura e che quindi è diventato soprattutto un vincolo per chi ha i terreni in questo parco, e non c'è invece nessuna risorsa che può il proprietario del terreno attingere. Ed il problema è che nel momento in cui diciamo che la fama dei politici non è che è proprio al pubblico quello che sta avvenendo, quasi quasi questi insediamenti, queste parti del medio portone viene visto come un carrozzone per creare nuove poltrone, nuovi posti agli amici dei servizi. Questo non era certamente quello che noi avremmo voluto fare all'inizio, volevamo creare sviluppo per il territorio. Anche il discorso dell'eolico, noi non abbiamo neanche un impianto eolico, oggi so che è tutto bloccato, abbiamo cercato almeno di chiedere qualcosa, almeno per l'autoconsumo, ma è tutto bloccato perché adesso, alla luce del fatto che stiamo anche riducendo gli incentivi, diciamo che anche questa è l'energia produttiva che poteva essere uno sviluppo sostenibile, si è fatto in un certo modo, anche questa è una risorsa che i piccoli comuni non riescono più ad ottenere. Quindi io credo che noi comunque dobbiamo realizzare una svolta, perché altrimenti noi vediamo ormai decine di ragazzi che ogni anno lasciano i nostri paesi e vanno al nord in cerca di lavoro, perché ripeto, con l'agricoltura che non dà più reddito, veramente c'è ben poco da poter fare. Quindi io credo che puntare, per esempio, sul turismo archeologico, noi abbiamo la zona di Civitate, che è un grosso parco archeologico, però anche lì il parco archeologico per noi è diventato solamente un vincolo, perché purtroppo non riusciamo ad avere risorse per poter iniziare degli scavi, per poter portare alla luce delle tombe, dei reperti che purtroppo sono ormai alla mercé dei sovvalori che ogni notte vengono per svuotarci il nostro territorio. Quindi questo è il grido di allarme veramente che il nostro territorio lancia sia alla provincia che alla regione, perché altrimenti con questi continui tagli che il governo continua ogni anno a farci e con
i costi comunque della gestione dei nostri comuni, che se anche piccoli come il bottino dove sta, io credo che fra un po', io non so come riusciremo a chiudere il bilancio. Credo che se dovesse andare in porto questo ulteriore taglio che il governo vuol fare ai nostri comuni, beh, io credo che fra un paio d'anni saremo costretti a prendere la cefascia, a portarlo al prefetto e chiedere di mandare i commissari in tutto il mondo. Io non credo che riusciremo più a chiudere il bilancio, a meno che qualcuno dice tagliare i servizi, ma io non so in un comune piccolo come il nostro che cosa ci sia da tagliare. Dovremmo dire alle scuole che non fare più la mezza, oppure dire ai ragazzi che abitano in campagna di non andare a scuola perché non possiamo andare a prendere. Che oltre a questo non abbiamo altri servizi. Quindi questo è veramente un grido all'alto che noi facciamo, speriamo che insomma, sia ascoltato dalle istituzioni. Lei si buonasera a tutti, un po' i saluti dall'amministrazione comunale di Resina. Saluto l'assessore Modelli, l'assessore Consiglio. E poi smetto di essere un politico, perché mi piace parlare più come operatore. Io ho la fortuna di essere un imprenditore turistico, gestisco un ristorante che è un po' la storia di Maria di Resina, di cui non parlo perché è come sparare sulla Croce Rossa, perché penso che tutti quanti sapete le condizioni in cui versa Maria di Resina per via del dissesto idrogeologico, che è un grosso carico per il nostro territorio, ma lo è soprattutto la campagna di disinformazione che è stata fatta dalla stampa, e non ho visto alzare questo io poi sarò buono. No, cioè, lascerò poi a Marco tutte le cose che ha detto. Sono un buonista, quindi non ho visto da parte delle istituzioni se non dire mai tutte le cose che sono state dette anche per bocca di alcuni assessori regionali o consiglieri regionali e consiglieri provinciali. Io parlo come imprenditore e faccio un mia culpa, cioè, ma per dire, noi dobbiamo insistere un po' di più sulla formazione. Io non posso tollerare che a Marina di Resina, non lo so, non conosco Marina di Chieuti, ma non credo che se andiamo oggi, che è il 5 settembre, riusciamo a trovare un bacchetto di Malboro o... Forse qualcosina. Quindi voglio dire, non possiamo lamentarci se la persona non riusciamo ad allungare le stagioni al 15 settembre, quando io vedo davanti ai ristoranti chiuso per ferie il primo di settembre. Quindi l'autocritica è questa. L'altra cosa che a me, vedendo in questi due anni che faccio l'amministratore, dedico molto tempo, perché l'inverno io apro solo nei weekend, quindi dedico molto tempo a questo. Quello che non vedo è i progetti unitari tra comuni. C'è molto campanilismo, ognuno porta l'acqua al suo mulino. Anche tra gli imprenditori stessi, io ho partecipato a Foggia con la Camera di Commercio adesso mi sfugge, abbiamo partecipato, ci sono gli operatori da fuori, tutto quanto, non c'è stato poi un proseguo a questo, cioè per dire un seguito non c'è stato, perché alla fine nessuno ha saputo cogliere questa opportunità di dire: tu vieni al mare, ma io ti posso portare a vedere il castello di Serra Capriola, o ti posso portare a vedere, cioè adesso sto scoprendo, facendo l'ignorante della situazione, che San Paolo ha qualcosa, che San Paolo ha qualcosa, che Chievo ha qualcosa, e tutti quanti senz'altro hanno qualcosa. Però andando in giro, sia nella riunione del parco, nella riunione della provincia, qualche volta la regione, c'è sempre chi tira l'acqua al proprio mulino. Allora c'è molto di rischio. Allora io mi trovo come Resina ad essere, quando c'è qualcosa che va bene, io sono un gargarico, no? Quando poi è, tu non congregare non c'entri niente, addirittura si parlava di STL con i fondi Downi, mi fa piacere perché io sono di Bovino, quindi voglio dire, mi fa enormemente piacere questo discorso, ma penso che sia una collocazione completamente diversa quella che è. E quindi secondo me le cose che bisogna combattere, oltre a tutte le cose da guardare, detto Marco, l'attenzione, io cito solo questo, per esempio, in un paese che si dice a vocazione
turistica è solo quella. Quando io vado a chiedere, perché siamo in un periodo, abbiamo detto tutti quanti, quindi ripetere sempre le stesse cose, non l'asfalto, non la strada, lei si chiama di diverse, di morte, tutto quello, assolutamente. Ma noi abbiamo una segnaletica che parte dal macello, da Giacomini, che tu conosci molto bene, a Fuggirica, illegibile. Allora, a Mimmo Farina, non dovrà fare battuta, l'assessore ai lavori pubblici, ma per mettere i cartelli devono candidare alla provincia, non credo. No, questa è una battuta per far capire. Sono fatto, non ci sono riuscito. No, ma voglio dire. No, io non me lo sognerei nemmeno perché mi basta questa esperienza, voglio dire. Ecco perché dicevo che mi piace parlare da imprenditore. Quindi questo è quello che voglio dire. Sì, c'è l'assenza delle istituzioni, ma ognuno deve fare la sua parte. Anzi, io vorrei ringraziare Marco, un'amicizia che ci deve tanto tempo. Perché questi tavoli qua vanno fatti più spessi, ma non solo da Marco, vanno fatti da Pasquale Tucci, vanno fatti dal sindaco di San Paolo, dal sindaco di San Severo e da tutti quanti gli altri. E confrontarci su quello che noi possiamo avere per il territorio e fare dei progetti unitari, perché solo così si va da qualche parte. Perché se ognuno vuole farsi la strada, se così è, uno deve avere la strada con tutte le buche, io penso che meglio tutti quanti diciamo una strada a doppio senso invece che la se così. Scusate per il tempo che vi ho occupato. Faccio una chiarezza. Grazie. Io lo dico per i comuni che allora, facciamo un intervento su voi, facciamo intervenire la dottoressa di Foglio del Faro con gli altri rappresentanti. Prego, Poggio Imperiale, se la tutti. Ma una cosa importante questa sera che dopo 8 anni che svolgo ruolo di assessore comunale, vedo la partecipazione dei paesi limitrofi che finalmente si incontrano alla presenza delle istituzioni provinciali e regionali per dare un impulso, per dare quella spinta, per dare quell'input, quantomeno a parlarne di questi problemi. E questa già una grande vita. I problemi che abbiamo come piccoli paesi, in cui è Poggio Imperiale, circa 3.000 abitanti, quindi con risorse limitatissime e, come già sottolineato ed evidenziato dagli altri colleghi, ci troviamo giorno per giorno a combattere veramente per poter offrire dei servizi a quelli più amici. Ma l'incontro di questa sera, secondo me, voglio essere breve, servirà a noi tutti, operatori turistici, amministratori, istituzioni regionali e provinciali, di collaborare, di trovare un punto di incontro, quel punto di incontro che deve servire per poter decollare, perché il nostro territorio non ha nulla da invidiare rispetto agli altri paesi. Il nostro territorio è una ricchezza di strutture, una ricchezza di ambiente, ricchezza di storia. È noi siamo fortunati di essere, di far parte della capitale e dobbiamo valorizzarlo. Spetta a noi tutti quindi dare quel piccolo contributo in modo tale che anche il nord Puglia, il tavoliere, abbia tutte quelle risorse, abbia tutti i mezzi per poter dire finalmente è partito qualcosa e qualcosa si sta creando, ma qualcosa che si deve creare di sostanziale. Ecco, mi rifaccio a quello che ha poco detto, poco fa ha rilevato il sindaco di San Paolo. Anche noi abbiamo partecipato a PIS, Barocco di 2000. Di tutti. Abbiamo avuto 500.000 euro, l'abbiamo destinato al santuario di San Nazario, è rimasto là fermo, è rimasto là in balia di Manda, in balia di tutti. Quindi sono risorse mal utilizzate. Quando dobbiamo destinare delle risorse, le dobbiamo destinare con il segno, non sprecarle. Perché molte volte le risorse ci sono, ma vengono mal utilizzate. Quindi
l'invito che faccio in special modo all'assessore regionale è quello di dare più attenzione al nostro territorio. Il nostro territorio merita e quindi non deve essere dimenticato. Grazie. L'assessore Pedronzi, poi la dottoressa. Sì, saluto la dottoressa Codelli e la dottoressa Luzzi. Assessore, come ti chiedo? Mi volevo ricollegare. Ma cosa ha insegnato? Perché poi farei sì. Conto. Quando ci si chiama quella città? Sono amministratore da un po' di tempo, dottoressa, ho 13 anni, quindi ho vissuto un po'. Era bambina, non ce l'aveva. Quindi ho vissuto un po' tutte queste problematiche che viviamo come territorio. L'unica cosa che siamo riusciti a realizzare, come dicevamo, che abbiamo portato a frutto è stato il PIS Baracco, che ha consentito veramente un progetto intercomunale che abbiamo proposto noi come amministratore. Quindi se qualcosa poi non è andato bene ci dobbiamo fare un po' di mea culpa. Quindi comunque abbiamo messo a frutto l'unica cosa che effettivamente siamo riusciti. Io volevo ricollegarmi soprattutto su quello che diceva Marco per mettere a punto dei punti essenziali, perché altrimenti ci perdiamo. Complimenti a Platina. Si calma e dica con gli amici di Bari che devono lasciare le risorse per noi dalla provincia di Forlì. Assessore, sono di prova di Bari. A presto. Grazie. Quindi dicevo, fissare, dottoressa, dei punti cardini dove andiamo ad insistere per delle problematiche effettivamente gravi. Se parliamo, perché stiamo parlando sicuramente della nostra Marina di Chievo, di Marina di Santa Capriola, che sono le realtà che ci sono, che ci auguriamo ci possano essere future, ci auguriamo Marina di Santa Capriola, perché giustamente sono 9 km di costa che c'è Marina di Santa Capriola e 7 km di costa che abbiamo noi come Marina di Chievo. Le problematiche di Marina di Santa Capriola penso le possa esporre soprattutto Marco, che sono quelle proprio di infrastruttura. Ci manca una strada di accesso, ci manca un servizio di acqua, di corrente, proprio le cose più essenziali, perché già urbanizzarla in un certo modo può consentire poi un determinato sviluppo. Quindi, i primi passi da muovere a Marina di Santa Capriola sicuramente saranno questi. È per questo che insomma, il territorio necessita di queste attenzioni a Marina di Santa Capriola. Vado sui punti essenziali in modo che voi poi possiate un po' mettere a fuoco quelle che effettivamente sono le problematiche di questo territorio, di questa marina. Noi stiamo parlando di un passaggio a livello che è l'unico che è rimasto nella tratta Bologna Lecce. Bologna, sto parlando di Bologna-Lecce, l'unico tratto dove c'è una ferrovia solo, un binario solo, far west, è il tratto Termoli Poggio Imperiale. Termoli riparte, Termoli riparte per vedere la camicia. Sono quei 40 km di ferrovia che ancora viaggiamo su un binario unico, dove già le ferrovie hanno fatto un progetto per la doppia delle ferrovie, è l'unica tratta. No, hanno pensato ai cavalli, da supporto. Siamo riusciti a essere l'unico tratto. L'accesso a Marina, purtroppo il territorio è abbastanza penalizzato, perché abbiamo le ferrovie, abbiamo una statale, abbiamo un'autostrada, abbiamo la forestale, abbiamo il demanio, è un territorio già penalizzato da Gesù Cristo, diciamo. Quindi se noi riusciamo almeno a risolvere determinate problematiche che sono quelle più essenziali, quelle che ci farebbero sopravvivere, già è un passo grosso avanti che faremo per il territorio. E le parlo di questo, poi voi sapete benissimo che fino a 3-4 anni fa qualcosa per la pulizia della spiaggia la regione la erogava, ci davate quasi 30.000 euro, non ci date più. Questi soldi voi non ci date più. Cioè voi quindi ci accogliamo anche queste spese con l'amministrazione e con l'occasione sicuramente dovremo creare un consorzio per i comuni per vedere di più. Un consorzio che era esistente circa 30 anni fa e che funzionava a maniera di più. Poi
sempre per problemi politici non ha più funzionato. Questi sono, diciamo, i passaggi a livello. La pulizia della spiaggia. Poi noi sono due o tre volte che presentiamo progetti per l'erosione. Oramai il mare ha raggiunto limiti bassi, ce l'abbiamo quasi a ridosso delle abitazioni che stanno per l'erosione. Sono tre volte che presentiamo dei progetti per marine ignoti per l'erosione marina. Stiamo ancora, non abbiamo ricevuto nessuna risposta di questo settore. Lo dico perché in 13 anni. Mi permetto, faccio una parentesi e chiudo perché sono stata presente al tavolo tecnico ormai. Siamo, è la situazione più grave della costa pugliese, la nostra, ma di questa. Io non ho parlato perché altrimenti stavo capendo una tiraccia. No, invece dovremmo essere sì 3-4 punti, non di più, altrimenti andiamo. L'ultima cosa, abbiamo un servizio di pronto soccorso d'estate che è ridicolo, completamente ridicolo. Un pronto soccorso dove c'è un medico solo, senza un'autoambulanza, senza degli assistenti, e poi addirittura naturalmente a passaggio a livello complica ancora di più le situazioni. No, ma assolutamente non si possono muovere da posto in cui sono, e non si possono attraversare la ferrovia, per cui deve arrivare il 118. Per andare sulla spiaggia, dove ti trovi? Sono questi punti di riflessione. Punti appunto, quindi riflessione giustamente proprio per inquadrare quello che è il territorio, quello che sono le nostre vere problematiche, specialmente in questi periodi. Quando parliamo di sviluppo di turismo, noi dobbiamo pensare soprattutto a questo. Dottoressa Rimoli, dopo questa tragica giornata, grazie, grazie, perché mi sono chiesta perché fai, poi mi sono detto vabbè, perché fai la sua credibilità nazionale, però credo di dover dire a loro che cosa fai, perché c'è una fondazione che si preoccupa della conservazione di tutto ciò che fa parte della storia e della cultura italiana. Dai beni mobili alla enogastronomia, a quanto fa parte della storia. Le delegazioni si devono preoccupare di contribuire alla conservazione delle cose tipiche del proprio territorio. Il FAI parla ai privati, quindi io qui sono una che dovrebbe parlare alla massima proprietaria del castello, non dovrei parlare, e fare una colletta per raccogliere i soldi per dare qualcosa. Devo dire però che qualche idea ce l'ho, perché questi 5-6 anni che stiamo lavorando, al di là delle difficoltà di una provincia di Foggia enorme e al di là del fatto che il nostro primo posto di riferimento è stato Faeto, questo per darvi un po' un'idea di come ci siamo cominciati a muovere, partiamo dal presupposto che un monumento non fa turismo. Allora, prima di tutto optiamo per le manifestazioni del FAI nazionali, che sono quelle che hanno una capacità di esportazione e di conoscenza del territorio. È inutile che io raccontiamo tra di noi, io sono romano, ma dopo 40 anni del territorio qualcosa la conosco. La conoscenza del territorio deve partire dalle scuole fondamentalmente, se i ragazzi cominciano a conoscere il territorio, ma un uomo di 60 anni, di 50 anni, che io mi dica vai a Chievo perché a Chievo c'è la chiesina del 500, però me ne può fregare di meno assolutamente. Però nell'organizzare soprattutto le giornate fai di primavera, proprio perché un monumento non fa turismo, abbiamo esordito con i percorsi. E quindi non segnaliamo in queste giornate soltanto un monumento, perché non abbiamo monumenti stratosferici o reperti stratosferici da andare a presentare, ma facciamo un percorso di attrattiva. L'ultimo è stato la Spresa Reale, Domino, cosa abbiamo fatto? C'era, abbiamo scoperto che dal sabato alla domenica, chi dal sabato mattina stava da Ascoli Satriano, la domenica sera l'abbiamo trovato chi c'era. Quindi personalmente, per quella poca esperienza che io non vengo dal settore turistico, posso dire che la creazione diventa fondamentale. Se il percorso è attrezzato e organizzato, la gente viene e ritorna soddisfatta, fermo restando che esistono tutti dei problemi a monte, che sono quelli che ha segnalato in parte il vice sindaco Lecce,
che non basta il monumento se dietro non c'è servizio, non c'è continuità di presenza turistica se i negozi chiudono. E non posso arrivare in un paese e farmi aprire con 30 persone al seguito la macelleria perché il proprietario della macelleria la domenica mattina sta a casa sua e non vuole aprire o aspetta che qualcuno lo vada a chiamare per aprire, poi una mattinata per 150-200 euro per i salumi. Quindi un po' il discorso della pensione che crea l'altro, chi deve prima partire, è secondo me un discorso che Salerno ha fatto probabilmente in un tempo lungo e di cui oggi sta raccogliendo i frutti, quello che non basta avere i soldi per fare un monumento che comunque va conservato, ma c'è da fare tutta la preparazione ambientale. Se nei percorsi Bovino, volevo, c'è tanta gente che non sapeva dove andare a dormire. Allora, mangiare lo trovano dappertutto, perché magari con la locatella invece che con il prodotto tipico, ma tutti mangiano. Perché c'è anche una perdita della tipicità del prodotto gastronomico, perché tengo il frigo proprio mi serve giusto appunto, cioè per quel ristoratore, per coprire l'eventuale due avventori che mi arrivano, quattro avventori che mi arrivano dalla controstagione. Il rischio imprenditoriale è una cosa importante, te me lo insegna certamente. Allora, quello che posso dire è che secondo me più che pensare ai soldi, certamente le infrastrutture per arrivare sono importanti, però se io per far venire uno a Chieti gli devo dire questa sera vieni a dormire a Foggia, perché poi domani mattina ti fai altri 100 km per andare, non viene. Non viene. Allora, il consorzio che significa la collaborazione? Io faccio gli alberghi, siamo in un internet, io faccio gli alberghi, tu fai i ristoranti, quell'altro cerchia, quell'altro prepara le guide turistiche, quell'altro recupera l'artigianato. Non c'è più artigianato nei paesi. Se cerchi un cesto, un souvenir, non lo trovi. Allora, a parte la chiappazza, scusate, la mia fondazione ha politiche, quindi a parte la chiappazza rapida del finanziamento pubblico, c'è un programma a medio-lungo termine che va fatto, che sta prima o che accompagna l'eventuale finanziamento. Questa me la passo così com'è, ho finito per la mia esperienza di 6 anni. Grazie. Cosa veramente quello che stiamo cercando di fare, questo dicevo col sindaco, gli spunti sugli antichi mestieri, sui portoni aperti, sulla capacità di ospitare, sulla ricettività, sulla preparazione di ragazzi che possano accompagnare come guide turistiche, è tutto un lavoro da fare, probabilmente non costa molto, costa il cambiamento di mentalità. È che noi abbiamo parcheggiato tanti giorni nelle scuole, qui ci siamo preoccupati tutti di non dare tanti giovani a scuola, che è positivo, ma nessuno è riuscito, io parlo così per dei lavori, un calzolaio, uno che lavora il ferro, tutti i mestieri che potevano, tra poco spariscono tutti, perché ci siamo preoccupati oggi il giovane, giustamente, ma in questo caso, come dire, crea delle criticità, ha bisogno del posto del pubblico, che sia al comune, alla provincia, alla regione oppure in qualche altra situazione, ma come dire, lavoro artigianale non ce n'è più. Ma perché c'è stata una cultura di 50 anni? Perché ci sono paesi, quelli che si definiscono più belli di noi, che hanno puntato anche su questo. Anche su questo. Qui se qualcuno voleva questo spazio non trovava interlocutori. Benissimo. Allora, Pilla, credo che adesso e poi facciamo, o perlomeno se ci sono interventi da parte vostra, da parte del pubblico, di operatori che vogliono chiedere, questo è il momento più opportuno, visto che avete le istituzioni locali di ogni comune, provinciale e regionale. Se c'è qualcuno di voi che vuole fare qualche domanda. Io penso, posso? Prego. Io penso che in questo territorio la cosa più grave sia il fatto che noi non siamo né carne né pesce, cioè noi facciamo parte della provincia di Foggia, però non facciamo parte del Gargano, quindi si fermano. Il problema più grosso secondo me è questo. Io ho una struttura molto grande a Marina di Chieuti, ho speso un sacco di soldi per poterla ristrutturare, per poterla fare. È una residence, un hotel residence con ristorante, piscina, eccetera, eccetera.
Allora, io sto qui dal metà aprile, più o meno. Ho lavorato solo il mese di agosto. Ho tenuto 10 persone assunte, quindi ho dato lavoro a 10 persone che naturalmente non sono riuscita a trovare sul territorio, sono dovuta andare un attimino più verso Foggia per trovarli. E purtroppo ho lavorato un mese. Cioè, il discorso è questo. Marina di Chieuti non c'è niente. A Marina di Chieuti non c'è niente. Non ci sono le strade. Ci abbiamo, come diceva l'assessore, ci abbiamo il passaggio a livello che ci blocca. Ci abbiamo la statale che ci blocca. Ci abbiamo un mare fantastico. Il mare è l'unica risorsa che abbiamo. Abbiamo delle spiagge sporchissime dove la gente viene e si deve pulire quando finisce di fare la passeggiata sulla spiaggia, pulirsi i piedi dal catrame. Cioè, sono situazioni veramente, la gente viene perché il mare è bello, solo per quello. Noi sono 40 anni che stiamo a Marina di Chieuti, non siamo di Chieuti, nativi di Chieuti, non siamo di Sierra Capriola, siamo di Foggia, però abbiamo investito i nostri soldi, il nostro tempo, tutte le nostre risorse per Marina di Chieuti e non abbiamo mai avuto un contraccambio da nessuno, solo questo. Grazie. Prego. Abbiamo bisogno di strutture, noi abbiamo tutta la volontà, loro lo sanno, io sono da 65, nel mio piccolo ho dato sempre qualcosa, il turismo mi ritorna, però manca le strutture, sono strade intorno, stanno lì di Dio, abbiamo bisogno di questo, un aiuto proprio per il paese, sono i giovani vanno via tutti, noi stiamo perdendo i figli, stiamo perdendo i ragazzi, stiamo perdendo tutto. Fra 10 giorni a Sierra Capriola diventa 1000 abitanti e adesso ne so parecchi. Ci sono altri interventi? Io volevo chiedere io sono un turista, volevo chiedere se l'assessore si è dimenticato una cosa, come mai non ci sono i sottopassi pedonali? Cioè io so che fino verso la scogliera, lì come si chiama? Verso da un Sancione? Staccione, ci sono i sottopassi, dove che sulla spiaggia non c'è, cioè di là puoi venire verso Marina di Chieuti, verso l'altra spiaggia, non ci sono sottopassi, proprio niente, non esistono proprio, cioè la gente dalla stazione deve saltare per andare per quanto riguarda il pronto soccorso. Fino all'anno scorso ancora c'è stata l'ambulanza, la postazione. Quest'anno, nel mese di agosto, cioè, ho avuto la sfortuna, la fortuna di intervenire perché io faccio il soccorritore al 118 di Torino, cioè a uno proprio grave che aveva fatto un infarto, prima che è arrivata l'ambulanza sono passati 20 minuti, ha trovato il passaggio a livello chiuso, cioè è vergognoso, ma come si fa a mettere un pronto soccorso prima del passaggio a livello? Ma sinceramente un sottopasso, cosa faceva? Con la barella veniva il sottopasso. Secondo me ritengono che i cittadini di questa zona sono molto forti, quindi non hanno bisogno di... Cioè, a costo di andare avanti andiamo indietro, perché prima c'era la postazione dell'ambulanza, c'era il 18, adesso non c'è più, devo arrivare da... Io credo, da un piccolo contributo, credo che il tratto, diciamo, del secondo binario sia stato, ma poi l'assessore confermerà, dirà io non... I lavori due anni fa erano iniziati, dovrebbero però sono stati bloccati dalla forestale. No, dovrebbero iniziare, la forestale sa che insomma, bisogna andare avanti e che il secondo binario è in alto con uno spostamento all'interno verso diciamo, il mare e che finalmente sembra che questa cosa dopo molti anni abbia trovato accoglimento sia da parte diciamo da questa con lo spostamento verso il mare, sta dicendo, scusi, con lo spostamento verso il mare, sì, cioè praticamente ci toglieranno ancora un pezzo di terra. No, il punto è proprio dove c'era l'ex del Quefti, da lì verrà spostato un po' all'interno, si parla di un paio di metri, 2,5 metri, che avrà il problema di proprietario di quell'immobile, ma che al di là di questo sono mi sa che questa è una situazione da sfatare, perché proprio stamattina quello stabile è stato demolito e non sarà così perché noi abbiamo combattuto per anni perché tutto questo potesse avvenire. Quella persona che adesso è andata via, c'era la figlia, Antonio, non ha potuto costruire perché a noi mandavano le autorizzazioni e della ferrovia e della forestale. No, no,
però è impossibile che questo binario venga ridosso di questo stabile quando quelli devono cominciare a costruire. Non penso proprio, perché alla fine se persone non possono buttare a terra una struttura quando la vanno a ricostruire. Ma non lo autorizzo io, non dico questo, è che ci sono delle problematiche di fondo molto importanti. Come diceva appunto l'assessore, noi abbiamo dei grossi problemi. Ecco, giustamente la signora ha ragione a lamentarsi. Se tutto questo deve avvenire, va a ridosso dell'hotel, dove va a stare via? Gliela mettono dentro casa, non lo so. Quindi a un certo punto bisogna anche un attimo riflettere. Perché, e come mi ricollego al signore che dice che non c'è un sottopasso, ci stiamo battendo. A Bari noi ci siamo andati migliaia di volte. Io quest'anno ho dovuto scrivere lettere di protesta a tutti gli enti, però nessuno si è degnato, ti rispondono, ciascuno ti promette, però nessuno mantiene. Questo quello pedonale è purtroppo. Sì, quello pedonale dopo anni finalmente ci riusciamo. Cioè noi siamo messi male, ma male. Poi siamo un paese frontaliero, quindi a un certo punto ti arrivano i turisti e dico scusa, ma a 10 minuti ci fanno un marino, possono costruire sulla spiaggia, io non posso costruire neanche a un chilometro dopo, perché insomma siamo pieni di vincoli. Siamo messi male. Tanta gente politica li vediamo solo quando vogliono i voti, dopo ci abbandonano. Io inviterei l'assessore quando avrà un po' di tempo a venire a visitare questi posti in modo da rendersi conto di che situazione si vive, insomma. Ma io credo che dobbiamo sequestrarlo una settimana. Certo. Vi facciamo fare un po' di vacanza. Ne abbiamo appena detto. Ma un sequestro buono. Senza sensibilità, sentendo la giovane della medicina, prego Antonio, dottor Magliocano, prego. Mi dico che dopo tutta questa comunicazione, riflessione fatta a tutto il mondo, c'è poco da aggiungere in termini di diagnosi, perché mi pare che siano stati toccati un po' tutti i problemi. Io farei solo una proposta, un suggerimento, chiamarlo così, a coloro quei quali ci amministrano, prendendo lo spunto da quello che diceva l'assessore. Non credo che i problemi si possano risolvere singolarmente a livello di singolo comune, né si possono risolvere al limite con la partecipazione totalitaria di tutte le cittadinanze, né con l'intervento del spot del singolo assessore. È un problema di dimensioni notevoli che riguarda un intero territorio. Io, per sfortuna, ho avuto modo di gestire un po' uomini e cose a tutti i livelli, anche a livello di comunità, a livello pubblico, quindi nella pubblica amministrazione, per la bellezza di 40 anni, credetemi, bisogna in qualche modo unirsi, costituire e ricostituire probabilmente un consorzio di dimensioni notevoli, dove i partecipanti, quei 4, 5, 6 comuni, sono al proprio rappresentante, al limite non pagato, magari messo a disposizione dalle singole strutture della pubblica amministrazione, che dalla mattina alla sera, signori miei, non si fa nulla per loro, dalla mattina alla sera riflette e propone, e dalla mattina alla sera si reca presso gli organi competenti per dire guarda, adesso questo è. Quindi in modo da rappresentare sistematicamente queste istanze a livello non del singolo monumento. Non è un problema di singolo monumento, una rondine non fa primavera, l'ha detto precedentemente la Presidentessa, ci vogliono dei percorsi, perché noi potremmo avere un bellissimo castello, ma se noi non mettessimo su un percorso formativo che da un lato faccia vedere il convento, dopo fa vedere il castello, ma dopo fa vedere gli scavi di San Paolo di Civitate, faccia vedere il museo di San Severo, e assicuriamo in modo coordinato il recettizio, il ristorante, l'alberghiero, recependo i concetti che diceva ha ragione quando noi andiamo a dire io vado là, trovo chiuso, ma quello se vai a prenderlo singolarmente ci dice io sono aperto, consumo solo la luce. Allora se è coordinato e quindi quello sa che c'è un gruppo di persone che si stanno muovendo per fare il vecchio percorso dei tratturi, sta tranquillo, quello apre e comincia a tirar fuori pure i vecchi prodotti che diciamo che esistevano nell'epoca. Manca questo coordinamento, chi lo
particolare, quindi attività di questo consorzio o di associazione, attività di coordinamento, attività di comunicazione, attività di proposizione, perché le carenze saranno anche di carattere finanziario, ma le carenze di carattere finanziario è un problema di cattiva distribuzione del denaro pubblico. E quando parlo di questo mi riferisco appunto a quelli che dicono la Lombardia, mi riferisco all'Italia intera, ho gestito migliaia di miliardi. Quindi è un problema di distribuzione, però anche il pubblico amministratore, nel momento in cui viene sensibilizzato da 5 comuni messi insieme, dice guarda che tu stai facendo questo provvedimento, forse è il caso di intervenire per tempo. Ma in quel caso c'è un altro problema, e ce lo abbiamo, esiste un po' dappertutto, un problema di comunicazione. Se c'è questa struttura, è da interfaccia diretta della pubblica amministrazione, mi riferisco alla provincia, mi riferisco alla regione, mi riferisco... Allora, se è interfaccia diretta, ogni mattina che si alza ci sta un bingo pallino che dice che è successo ieri? Che è successo? Allora, questo è una comunicazione, informazione. Vado oltre, io dico di coinvolgere anche a livello personale, un esponente della regione, un esponente della provincia, all'interno del consorzio. Ma per avere riferimento... Sono aspetti diversi, certo, sarebbe ideale, meglio ancora se ci fosse, certo. Però in questo caso teniamo conto che abbiamo subito queste quante persone dovrebbero avere, cioè quindi costituzione di una struttura che comunica, che dia assistenza tecnica, che dia assistenza comunicazionale, diciamo così, e che stia a fianco ai comuni, abbia la possibilità di recepire le istanze, di vederle come coordinarle, ma coordinate anche a livello imprenditoriale, cioè anche dire, allora oggi è aperto una, domani è aperto l'altro, io vengo dall'esperienza delle poste, dal direttore generale del Banco Posta, 14.000 uffici postali, se i 14.000 uffici postali stanno aperti tutti i sabati, a livello generale, è inutile che vi mettete, vi potete buttare per terra come vi pare, ci deve essere un capo servizio per ogni linea di attività. Allora io il sabato avevo il rappresentante uno unico per tutti i conti correnti d'Italia, uno unico per tutti i dipendenti. A questo punto, allora, in questo modo, se c'è un coordinamento, basta che essere capace, ce ne sta uno, due di aperti, assicura un servizio di qualsiasi genere. Quindi, però, ecco, la costruzione di una struttura, la costituzione di una struttura rappresenterebbe meglio, con maggiore tempestività, e sarebbe sistematicamente informata di quello che succede. Grazie. Io aggiungerei anche con uno sforzo sostenuto solo strutturalmente ed economicamente, cioè forze fatte da forza mentale e da forza di entusiasmo, piuttosto che appoggiare sempre solo e chiedere fondi. I fondi sì, ma solo per la formazione. Poi possiamo tranquillamente utilizzare le risorse che abbiamo, le energie mentali che abbiamo e quello che vogliamo fare, anche senza chiedere grandi risorse economiche, perché sappiamo che non ce ne sono. Però questo tavolo, che mi sembra un tavolo tecnico, si sta trasformando in un tavolo tecnico, sembra interessantissimo. Un tavolo di conoscenza. Sì, credo che ci siano state le volontà da parte di tutti, degli operatori, della regione. Facciamo intervenire Pietro, così poi facciamo intervenire il rappresentante provinciale. Che negli anni 50, su iniziative dell'allora sindaco Primiano Mamo Cavallo, è stato istituito il consorzio della Marina di Chieti. Il consorzio per la valorizzazione. In questo consorzio faceva parte Serra, Chieti, Sanzevere, anche la regione. La provincia. E adesso, per non aprire polemiche, non voglio dire per iniziative di chi, questo consorzio purtroppo è stato abbandonato, è stato sciolto. Simone, quindi, chiedo scusa, gentilmente il presidente del GAV. Simone, vieni, ma conviene, come ti faccio venire a prendere, cioè il presidente del GAV. Vieni, Simone, è un'altra cosa. Poi sempre su iniziative del comune di Serra Caprione, negli anni 60 è stato fatto un piano regolatore intercomunale, Serra, Chieti, Poggio Imperiale e Lesina. Però ognuno poi
abbandonato. Io rispondo all'assessore del comune di Croce Imperiale, che da 8 anni non si è avuto mai. Come vedete, in passato Sara Capriola si è incentivata in tutti i modi per dare una svolta a questo territorio. Purtroppo gli altri comuni non hanno risposto. Chiudo. Vabbè. Ci sono altri interventi? Una sola parola. Aspetta, no, no. Poi chiudo, lo dico anche perché adesso mi ha dato lo spunto Simone con la sua presenza. Noi un po' di tempo fa, questo lo dico all'assessore regionale, non so se sicuramente non siamo più nelle condizioni di poter fare nulla, ma faccio un esempio: il PSL, il piano di sviluppo locale, o PSR, il piano di sviluppo rurale che andava verso la ruralità, con 850 milioni di euro, per tutto quello che poteva servire e doveva servire, ci siamo immaginati i galli, i gruppi di azione locale, di cui io non sono il vicepresidente, il dottor Mascia non è il presidente, io rappresento la parte pubblica, il dottor Mascia la parte privata. Cosa succede, assessore? Premesso che eravamo già certi che l'applicazione del PSL sarebbe stata molto difficile, perché guardando solo al contesto di ruralità, la compartecipazione, il cofinanziamento richiesto da parte, diciamo, di queste misure, non a caso noi come CAR siamo dovuti ricorrere alla ripubblicazione della misura 311.1 e 4, ma sicuramente avremo altre condizioni da riproporre. C'è proprio l'inapplicazione della stessa legge a fine di garantire, come dire, la possibile partecipazione a coloro che vorrebbero farlo. Perché? Perché se parliamo del 50% di cofinanziamento, poi potrebbe essere giustificato anche in economia con il 70%, avere delle misure molto selettive non hanno dato la possibilità, diciamo, di intercettare questi tipi di fondi. Quindi sicuramente del PSR andremo a rimandare indietro all'Europa milioni e milioni di euro. Quindi, e non è, come dire, da ultimo il caso che la Merkel e Sarkozy hanno incominciato a dire all'interno della Commissione europea: guardate che questi soldi, voi siccome non siete molto, perché a chiari lettere hanno detto non siete capaci di spenderli, li dovete rimettere nel calderone, così noi siamo più intelligenti. Noi dobbiamo anche trovare soluzioni legislative, condizioni che permettano anche al singolo, anche al più umile cittadino di questa regione, di questa provincia, di accedere a queste misure, ma soprattutto di spendere tutti questi soldi, perché visto che ce l'abbiamo, tutto potrebbe capitare, ma io mi auguro che mai capiti il fatto di rimandare tutti questi fondi indietro, perché sennò veramente saremmo, come dire, anche tra l'altro dichiarati stupidi perché non siamo stati capaci di... Però noi nei gruppi di azione locale abbiamo avuto questa forte incognita, tanto è vero che nel presentare vestiti di questo territorio per spendere soldi, spesso e volentieri la regione ci dice non dovete farli così, ma li dovete fare così. Facendoli ogni volta nel modo in cui la regione vuole, al 99% nessuno intercetta queste finanze e quindi tutti i fondi devono, o ripubblichiamo i bandi, oppure questi fondi saranno tutti rispediti all'interno. Ecco perché si chiede anche in questo caso che la regione, io glielo disse tanto tempo fa, ma anche il presidente glielo disse, ma credo tutto l'asso Calabria ha fatto, come dire, ha rappresentato questo problema, e che queste misure fatte così strette, fatte in questo modo, sicuramente non permetteranno di spendere tutti questi fondi che potevamo, 850 milioni è una bella cifra da, come dire, posizionare sul territorio. Noi ne abbiamo avuto 17, sarebbe stato utile, e noi ci auguriamo che sia utile spenderci tutti e 17. Io credo che ci sono delle grosse, grosse difficoltà. Credo che adesso, ecco, lasciamo chiudere l'assessore alla provincia per poi definire la chiusura totale all'assessore regionale. Mi vedo preoccupato. Sì, sono preoccupata, devo dire, perché io ho a cuore le sorti di questa provincia, veramente. E mi fa piacere essere qui oggi, perché
fatto che alcuni comuni insieme parlino è già una cosa importante, molto importante, perché in questo breve periodo della mia vita, questa esperienza politica, io vedo un forte, un accentuato campanilismo. È molto difficile mettere insieme le persone, e non soltanto nel mondo della politica, perché certe volte si dà tutte le responsabilità ai politici. Il sindaco di Serra Capriola non va d'accordo con il sindaco di Chieri, per cui non è possibile poi creare queste unioni di comuni, queste sinergie che sono indispensabili. Il problema è a tutti i livelli, anche a livello imprenditoriale, perché parlando con taluni imprenditori illuminati, perché qualcuno c'è di imprenditore illuminato, mi si dice: io sono disposto a stare aperto a ottobre, a novembre sul Gargano, a maggio, aprile, cioè, ma occorrerebbe un coordinamento, un'intesa tra di noi. Questo è un fatto importante, cioè anche gli imprenditori tra di loro devono lavorare in questo senso, per creare dei turni, un anno sta aperto uno, un altro anno sta aperto un altro, per dare la possibilità nel periodo di destagionalizzazione, quelli che tradizionalmente intendiamo come periodo di far venire il turismo. Ma c'è di più. Vivendo in questa provincia, facendo le vacanze in questa provincia, io l'anno scorso, due anni fa, quando facevamo il cartellone degli eventi estivi della provincia, non ne abbiamo più fatti per mancanza di risorse, avevo chiesto nel villaggio dove io vado in vacanza, l'assessore va in vacanza, di mettere nel bar il cartellone, eccetera. Qual è stata la risposta? No. Hanno detto un sì formale, poi non l'hanno messo, insomma, ho capito qual era il problema, perché sennò la gente esce dal villaggio, non compra il gelato questa sera, perché magari da Pesco ci va a Carpino a vedere il Carpino. Allora non si comprende che la crescita di un territorio non può che essere una crescita comune, perché altrimenti rimaniamo così come stiamo. La gente in un anno non sa se ci sono delle attrattive intorno, si fa una vacanza, una settimana di vacanza in un villaggio, in un residence, e finisce lì. Quindi il discorso è complesso. C'è anche un problema, è stato evidenziato, di preparazione del personale, di formazione professionale, che noi dobbiamo affrontare, che stiamo affrontando con l'assessore alla formazione professionale, al quale ho sollecitato una serie di attività che sono dirette alla formazione professionale, ma lavoro in questo senso anche con la scuola. Non ci dimentichiamo l'importanza che hanno le scuole. Cioè, io voglio evidenziare una cosa: qui ognuno se ne va per i fatti suoi e non si pensa a un sistema capitale. Viene il preside e vuole l'indirizzo, che vi devo dire, X, perché c'ha da sistemare il professore, ed è un indirizzo che con il territorio non c'entra niente. Non si comprende che si devono fare degli indirizzi che possono poi essere utili. Non voglio nemmeno dire al territorio, ma quei ragazzi che vanno a scuola e domani possono avere un'opportunità di lavoro, facciamo lavorare anche con la formazione professionale nel mondo dell'artigianato. Come dicevamo, non c'è più chi fa le sedie, non c'è chi fa le ceste, non c'è chi impaglia una sedia, l'antiquariato, cioè. Vediamo le fiere, oggi c'è la festa patronale, qui non so che ci sarà l'artigianato, ci saranno le esposizioni, non so, ricordo, le cose cinesi o di tipo etnico, che ormai, cioè che di nostro non hanno assolutamente niente. Pensiamo alla stagionalizzazione. Ho scritto una lettera di Pesco chiedendo di rispettare il calendario della Regione Puglia, apertura delle scuole al 15. No. Aprono le scuole quando vogliono, ma scusate, questo non è il periodo in cui si può venire a fare vacanza. Settembre è un mese magico per la destagionalizzazione. Le scuole sono aperte, iniziate le attività, corsi di recupero, esami, riunioni dei professori, ma perché non si potrebbe sfruttare il territorio? Però qui veramente non si sono dell'aperto. È una mentalità che dobbiamo vincere, comprendendo che siamo tutti parte di una stessa famiglia. In questo senso io vorrei lavorare, spero che si possa capire un pochino, e noi lavoriamo in fianchi, diciamo queste cose, sperando che possa mancare, che si possa comprendere. Il coordinamento è importantissimo, a tutti i livelli, a livello politico, a livello imprenditoriale, a tutti i livelli. Così, siamo aperti,
ovviamente a tutti i suggerimenti. Le risorse della provincia, signori, mi dispiace, sono ridottissime le risorse, le nostre competenze sono pure squadre e strade, e quelle poche risorse che abbiamo, e molte ci derivano, quello che ci deriva, che ci arriva, ci arriva dalla regione, insomma, se la regione non ci finanzia noi non possiamo andare a sistemare le strade o a riparare le scuole. Quello che possiamo fare lo facciamo, sapete, i sindaci lo sanno che è stato fatto per quanto riguarda le strade una riunione con l'assessore Farina, si è raggiunto l'intesa, se non abbiamo le risorse però le strade non le possiamo andare a riparare. Le scuole, io credo che il territorio della provincia sia coperto, sul Bappellino sta messo un po' peggio, non ci sono scuole lì, e però ci stiamo attenti con il piano di dimensionamento a cercare di coprire, ma soprattutto con una razionalizzazione degli indirizzi. I presidi chiedono indirizzi assurdi, però noi cerchiamo invece di essere attenti. Allora San Giovanni Rotondo, per esempio, Foggia, ma potrebbe eccetera, diamo quei posti che possono avere un dare opportunità di lavoro, non quelle, quei corsi che non servono a nulla. Questo noi possiamo fare, questo facciamo, ripeto, cercando di essere veramente attenti a tutta la provincia, ripeto, la guardiamo con i danni passando per il tavoliere, perché il tavoliere, ma il tavoliere è il fulcro, il centro di questa provincia, no? È stata la ricchezza, siamo stati il granaio d'Italia, voglio dire. Ma anche perché se stimolanti dovremmo fare la legge nostra della provincia. No, sempre qualcuno che addosso, sembra qualcosa, sempre qualcuno. Solo una battuta, visto che siete il vicepresidente del TAC, è forse la dimostrazione di una carenza di comunicazione. Ho avuto un settore, non più tardi di due giorni prima di venire qua, che pare che gli interventi di sviluppo locale, di sviluppo rurale, pare che la regione abbia o stia interpretando e quindi stia emanando una circolare per sottolineare che gli interventi con i contributi in conto capitale fino a 40.000 per certi tipi di progettazione consulente eccetera, o fino a 200.000 a fondo perduto per il 50% con un massimo lì, è estensibile ancorché sia scritto rurale, quindi limitativo è interpretabile, però questo non lo sa ancora nessuno, però probabilmente uscirà una circolare per tutti gli immobili urbani dei piccoli comuni con un numero di che hanno almeno costruiti 50 anni fa. Ci confermerà l'assessore, io l'interpretazione. La circolare deve ancora uscire, però alcuni comuni progetti stanno facendo progetti di questo genere. Anche per, no, anche perché, quindi, io so, il grosso problema nasce per queste cose ai fini della rendicontazione. Siccome la rendicontazione dei fondi è particolare, quindi dall'uso del diciamo di un sistema abbastanza particolare, quindi prima di parlare di interpretazione io mi farei passare di acqua sotto il mondo. Ci vuole un calcio alla mano. L'interpretazione su queste cose è abbastanza particolare. Se non ci sono, soltanto sto dicendo che il progetto, che come dicevo prima, nasce come un progetto culturale, poi è chiaro che essendo l'assessore al turismo lo seguo anche sotto questo profilo. Noi avevamo pensato veramente al primo giorno dei nostri insegnanti di fare via Francigena del Sud, che è un percorso sul quale stiamo lavorando, non solo per mettere in rete quei 7-8 comuni che rappresentano la vita, ma per quei diverticola, cioè quelle possibilità di muoversi attraverso questa via che è una sorta di spina dorsale della nostra provincia in tutti i comuni, offrendo poi ai turisti che devono poter godere di questa nostra provincia la possibilità di muoversi in tutta la provincia con percorsi che sono alternativi rispetto al progetto, al percorso principale. Quindi l'attenzione c'è, cioè, alla provincia nella maniera più assoluta. Dottor Gatto, prego. Io vivo a Nord, quindi sono, amo questo paese, ma vivo io a Nord. Questa regione, l'Alto, l'ho conosciuta con una ricerca che dovrà fare prima di allora, nonostante che fosse
sapendo i manifesti del di non chiuso di Italia delle Zagre, ma di questa zona non c'è parte. Tutto questo discorso io vorrei dire solo due punti. Approvo quello che dice la dottoressa della provincia. I comuni dovrebbero perdere un molto organismo, se a Pievis, a Capione, San Paolo, eccetera, anziché parlare di una voce singola, parlare con una voce comune. E allora credo che anche nella regione si avrebbe un organismo diverso. Chiaramente si pongono sul tavolo dei problemi, ci darà una scelta di priorità ai problemi e che tutti insieme si può aprire verso la risoluzione. Il secondo più importante è quello che ha detto l'imprenditore di Pesi. È importante creare un'educazione dell'imprenditore, un'educazione turistica. Quello che manca qui è l'accoglimento del turista, il fatto che ci siano i diritti dell'imprenditore, ma ci sono anche i doveri dell'imprenditore e i diritti del turista. Questo è il grosso problema che ha questa regione. Se si riuscisse a formare una classe imprenditoriale praticamente forte, capace e preparata, io credo che il turismo si decollerebbe senza bisogno di soldi dello Stato, soldi della regione, cioè di soldi del regno. Io ho avuto una sola volta, ho avuto la festa della Capriola e la domenica i negozi sono tutti chiusi. Non so, in Italia la domenica è tutti aperto perché praticamente si può aprire perché i nostri soldini sono andati. Solo uno me l'ha aperto, il giorno e no. E io gli ho detto, ma cioè, ma se io non lavoro in questo periodo, quando lavoro? Quindi di tutti i negozianti ce n'è uno solo che aveva i negozi aperti. Allora il problema è creare una classe imprenditoriale capace che risponda a quelle che sono le esigenze. Grazie. Allora, l'ultimo intervento, Giorgio. Io mi ricordo praticamente al sindaco di Chieuti. Io sono 28 giorni che vado al mare. Tutti i giorni un medico che tiene loro, solo la domenica per fare verba e contravvenzioni, giusto? Noi cacciamo gente, no che li vogliamo ricevere. A 40 euro, una contravvenzione, per chi date qui? A 40 euro, solo perché quelle città, mezzo suo padre, non è giusto questo, non è giusto, durante la settimana non finirà la mia vita. È giusto. Io ti ringrazio per questo intervento, così mi dai modo di poter dire, visto che abbiamo ancora un po' di tempo e poi lasceremo libera di parlare l'assessore, che in virtù di tutto quello che succede a Marina di Chieti, noi siamo costretti a mettere persone per regolare il traffico, perché lei dice che ha preso la multa come lei tanti e tanti, però se noi non andiamo a regolare questo traffico, le macchine si mettono uno sopra l'altro, quando arriva quella persona se ne andare, uno che sta male sulla spiaggia, ti arriva un'ambulanza da dove passa? Allora voi non dovete soltanto vedere. Io faccio di tutto, ma io devo semplicemente salvaguardare il territorio, quindi con i mezzi che ho devo andare a mare. Ma siamo a domenica. Ma anche l'intervento del comune di Santa Capriola, che ha voluto davvero che tutti mettessero insieme tutte le energie e tutte le criticità per arrivare però a un punto comune. Io chiederei alla dottoressa Godelli adesso di effettivamente darci qualche ragguaglio su quello che la regione vuole fare su questo territorio. Che cosa sono le esigenze, se siamo in tempo ad usufruirne, credo che il 30 di settembre non facciamo il tempo. Quindi devo citare, all'interno di tutto questo, oltre all'unione delle energie positive che ci sono e che sono propulsive, c'è anche la possibilità di attingere fondi al GAL. Il GAL deve essere però calato nel territorio. Se noi abbiamo
dei fondi, delle potenzialità, ma le possiamo applicare in maniera indiscriminata, cioè senza andare a vedere qual è l'effettivo utilizzo di quello che serve nel territorio. Sono fondi sprecati. Purtroppo ci ripetiamo, il problema della gara non è un senso. Io avrei bisogno, come assessorato alla cultura, non tanto di avere dei soldi che mi mancano perché la provincia non li mette, e perché la regione non li mette, e perché non sappiamo come attirare il turista l'anno 21, perché soldi non li abbiamo e non possiamo, dal punto di vista normativo, utilizzare soldi dell'amministrazione e soldi del bilancio per promuovere il territorio, per promuovere il turismo. E allora è un controsenso. Stiamo parlando di che cosa? Allora, noi dobbiamo parlare di azioni comuni che si vendono in conto, e questo è uno. L'altro, ne parlava il dottor Maria Cavallo, noi abbiamo bisogno di incentivare, adesso parlo di Serra Capriola, perché hanno parlato di tutti i comuni, meno che di Serra che ha promosso questo incontro. Noi abbiamo bisogno di valorizzare il centro storico, abbiamo bisogno di diventare uno dei borghi più belli d'Italia, abbiamo bisogno di avere, con il piano regolatore che andremo a un piano attuativo che ci dia la possibilità di utilizzare all'interno del centro storico, così come è stato fatto per borghi più grandi come Taranto, Lecce, Pianurba, eccetera, che ci dia la possibilità di aprire piccole attività all'interno del centro storico, valorizzando quello che sono le piazze attive, il casolato e tutto il resto, e che non ci leghino normativamente. Seconda cosa. Terza cosa, tanti cittadini che hanno comprato casa e hanno capito che cos'è il mattone facciatista, perché è stato promosso, stata promossa l'attività del mattonale della Nuova Serra con la fornace, tutta Serra è stata fatta da questa fornace. Quindi noi abbiamo bisogno che le ristrutturazioni siano sorrette da qualche cosa. Quindi, voglio dire, i fondi che ci sono devono essere calati assolutamente nel territorio. I soldi ci sono, ma vanno, sfumano, chiunque riesce a trovarli, ma poi effettivamente non vanno nella direzione che sarebbe opportuna. Ecco, andare con questo punto, e ringrazio la nostra amministrazione. E avete dato anche la possibilità di... Però, adesso ti dico io qualcosa. Abbiamo applicato da 21 un regione regionale applicato sempre interventi, quindi la regione nazionale urbana, è vero è che c'è bisogno di fondi specifici, però in questo caso il senso del mio intervento precedente era quello di poter utilizzare, ma so di chiedere qualcosa a cui una risposta non mi può essere data, quello di applicare i fondi del PSL, quindi di GAL, delle agenzie di sviluppo, non solo verso la ruralità ma su altre condizioni, ma purtroppo andrebbe variata la condizione, che non è solo con la condizione europea, quindi sì, ma in questo senso io capisco l'assessore, perché l'assessore risponderebbe che la condizione è europea e quindi non dipende solo ed esclusivamente da ciò. Io credo che sia arrivato anche il momento dell'assessore, dopo tutti questi interventi, credo che l'assessore ci chiarisca anche la posizione della regione. Il problema è che avete posto tali e tante questioni pertinenti assolutamente tutti gli assessorati della Puglia. Tranne il quello. Io ho due deleghe, non 22. Mediterraneo e turismo. Sono tre in realtà, Mediterraneo, turismo e cultura. Certamente non posso rispondere in estremo dettaglio a questioni relative ad altri assessorati. Io vorrei farvi presente che la Puglia è una regione di 4 milioni di abitanti, quindi le specificità sono tantissime, non c'è l'assessore a tutto, ci sono tanti assessori. Allora, vi ho fatto questa premessa perché invece vorrei darvi delle informazioni chiare per quello che riguarda gli aspetti di cui mi occupo direttamente. È tornata più volte la discussione, almeno i riferimenti, agli SDL. In breve, io sono assessore al turismo da poco più di un anno, assessore in giunta da oltre 6 anni. Abbiamo ritenuto nel corso di questi mesi di meglio specificare
tutto il sistema di governance, di governo del turismo. Per questa ragione abbiamo riorganizzato delle strutture o degli enti che erano stati già individuati in precedenza, ma non erano entrati in funzione. Gli STTL in Puglia non sono mai entrati in funzione. Per come li ho trovati composti, all'interno degli STTL, che sono i sistemi turistici locali, coesisteva una parte relativa ai compiti territoriali degli enti locali e una parte relativa alle iniziative imprenditoriali all'interno di un unico sistema. Dopo una serie di intese e di accordi con gli operatori, ovvero con il mondo imprenditoriale del turismo, si è valutato di scorporare la parte imprenditoriale, toglierla dai sistemi turistici locali e fare un unico distretto produttivo del turismo, unico regionale. Il distretto produttivo del turismo unico avrà al suo interno non delle partizioni territoriali, ma delle partizioni, distinzioni per prodotto. Ci sarà chi si occupa del religioso, ci sarà chi si occupa del balneare, ci sarà chi si occupa del culturale e così via. Mentre gli STL a livello territoriale saranno l'anello locale che integrerà i diversi aspetti di prodotto. Non so se vedete. No, gli STL sono orizzontali, quindi si occuperanno del territorio, dell'aspetto religioso, italiano, culturale e locale. I turisti, come diceva. Cosa sono, scusate, cosa sono comunque gli STL? All'attuale stato della normativa definitivamente approvato. L'anello territoriale, che integra i diversi prodotti, mentre i prodotti sono accordati a livello regionale nell'unico distretto. Spero di riuscire a spiegarmi, mi rendo conto che per chi non ha seguito tutte le varie tappe può risultare in un primo momento. La richiesta che la Regione farà ai territori è di avere sistemi turistici locali di livello provinciale. Di livello provinciale. Quindi ci sarà un unico sistema capitale. Non ho detto che sarà. Sto dicendo che è quello che ho detto. Unici sistemi per provincia. Perché? Per poter integrare diversi territori. In particolare, per meglio integrare i territori balneari con i territori dell'interno. Parliamoci chiaro. Voi mi parlate di Marina, di Marina di Serracampione, della problematica di Lesina, tutti aspetti che io, questo è l'unico pezzettino, questo è l'unico micro pezzettino del territorio della regione Puglia che io non conosco a memoria, perché avendo fatto vita amministrativa per Monia, ne credo molti sappiano, questo pezzettino lo conoscevo poco, già Lesina la conosco. Nonostante questi territori balneari abbiano problemi, come sappiamo, il segmento balneare pugliese è saturo. Si chiama turismo, ma tutto è
sacro. O noi integriamo con l'interno, o noi continueremo a scoppiare in agosto, e a non avere niente per altri lunghi periodi di buona stagione. O noi esportiamo il prodotto Puglia sui mercati esteri, che sono molto interessati all'integrazione mare-territorio, a cui interessa l'enogastronomico, il turismo del vino, perché tenete conto che enogastronomia e turismo del vino in Puglia hanno un livello di eccellenza noto a livello internazionale. O noi valorizziamo i nostri beni culturali, i nostri livelli di eccellenza naturalistica, le nostre bellezze architettoniche, i nostri eventi culturali. Ci state facendo un po'. Capite quali cosa serve? Oppure continueremo a esplodere in agosto e a non avere un sistema turistico vero. Allora, distretto turistico organizza i segmenti, quindi stiamo già parlando la verità. Balneare che ha certe caratteristiche, il religioso, voi avete sul territorio della Daunia Capitanata l'unica borsa del turismo religioso della intera regione. Lì andiamo a integrare diversi segmenti e per turismo religioso noi non intendiamo soltanto, ve lo dico proprio brutale, Padre Pio e San Giovanni Rotondo, noi intendiamo i cammini, i tratturi, la rete dei pellegrinaggi storici, i grandi luoghi, le cattedrali, tutte le diverse stratificazioni artistico-architettoniche delle chiese, le dimensioni culturali collegate. Noi non intendiamo un pellegrinaggio mordi e fuggi che mangia il panino portato al sacco e non lascia un euro sul terreno. La forza del turismo religioso e dei cammini dello spirito è un po' lunga la cosa, e per questo dico noi, in parte la provincia che è il soggetto attuatore di questa borsa che la regione finanzia, c'è anche Cesin Federico, che è il signore seduto accanto al consiglio di là, che è il coordinatore della borsa che si tiene in modo articolato sul territorio e su cui le prime connessioni anche con l'alto tavoliere sono state stabilite, essendoci appunto qui un convento dei cammini di Padre Pio, non soltanto un convento peraltro straordinariamente antico, essendoci qui i cammini dei pellegrini, essendoci qui, lo diceva prima la consiglio, la traccia della Francigena e così via. Allora l'STL ci deve collegare il territorio, gli albergatori, il distretto turistico devono, in intesa con la regione e con le province, attivare i programmi formativi, perché il livello di formazione del nostro sistema turistico è basso, perché se io mando una mail non so se mi rispondono, non so se sanno qual è il tastino on da premere per accendere un computer nel 2011, e non c'è chi dica una parola che non sia in stretto italo-salentino, italo-foggiano, italo-barese. Noi abbiamo un incremento tumultuoso di turismo dall'estero, e poi si fa, ah, come siamo simpatici,
come siamo simpatici, ma non dura, non dura, perché poi bisogna professionalizzare il sistema e questo è il compito del distretto turistico. Quindi STL, anelli territoriali, la nostra proposta è provincia, anche perché a questo punto noi abbiamo un soggetto istituzionale vero, la provincia, che coordina. Io, scusate, sono contraria, contraria alla proliferazione di enti inutili. Fatemelo dire, ma proprio contraria. L'STL è un coordinamento, lo allochiamo a livello provinciale, la provincia ha un compito istituzionale, i territori si integrano. Io non mi devo sentire dire Gargano o Monti Dauni, io intendo articolazione di tutti i territori della provincia di Foggia, ciascuno con le sue specificità perché sono diverse e non tutti allo stesso livello di evoluzione organizzativa, culturale, di visione, di consapevolezza. Questa, al di là degli aspetti che ho richiamato, ovvero incardinamento in un sistema di turismo religioso, culturale, dei cammini e così via, è terra di enogastronomia. Avete, scusate, un piccolo spunto di costa, sarà bellissima, è un pezzettino, ma avete l'entroterra, io me lo so fatto con la luce, essendo uscita a San Severo con un mattino. Qua è vigna, qua è vino, qua è territorio di vigne o marchio. È chiaro, il turismo del vino è un turismo apprezzato a livello internazionale, il turismo enogastronomico è un turismo apprezzato a livello internazionale. Lì su in quel piccolo presente che il comune di Ossate, soprattutto, posso fare propaganda, c'è uno dei più importanti ristoranti internazionali che fa la formazione agli americani. Ma perché Ossara ha una viabilità migliore in questo territorio? Si rischia a mente, soprattutto se ci vai la sera. Allora, perché vi dico questo? Perché certamente dobbiamo valorizzare il mare e cercare l'opportuna soluzione, ma quel poco mare, sappiatelo, da solo non si può reggere, non si può. Abbiamo comunque a ridosso, per un verso, le bellezze naturalistiche del Gargano, per altro verso le bellezze naturalistiche dei Monti Dauni, i territori dell'enogastronomia, i territori del turismo religioso. Questo è un sistema turistico locale, un sistema multiplo e integrato, e tutta la Puglia è fatta così. Se dobbiamo continuare a immaginare che il turismo è solo un segmento balneare, sappiate, abbiamo già la sappiata. Quest'anno sui territori forti che sono Salento e Gargano, in agosto non si poteva andare più a mettere un piede e diciamocelo, in molti posti si mangiavano schifezze anziché il prodotto sui pesci locali. Terza gamba, quindi STL, sistema turistico locale, distretto turistico, che sono gli operatori. Promozione. Abbiamo dal giorno 1 di questo mese chiuso le appetite, non ci sono più. C'è l'ente Puglia Promozione che è unico e ha 5 oggi, tra poco 6, uffici periferici. Uno per ogni provincia. Quella che era la PT di Foggia diventa ufficio territoriale dell'ente Puglia Promozione. Perché
innanzitutto ve l'ho già detto, sono contro la proliferazione di enti, contro. Accorpare e organizzare, rappresentare i territori, non vuol dire metterti 25 bandierine diverse, significa sapere il valore di quel territorio, significa dargli l'organizzazione per il futuro. Allora, l'ente unico Puglia Promozione ha oggi 5 articolazioni e 5 province e ne avrà tra poco una sesta, perché nella sesta provincia non c'era. Si rapporta con Bari per la promozione complessiva, ma è l'interfaccia dell'STM locale e si rapporta agli operatori turistici del territorio. Questo è il modello organizzativo, ve lo volevo spiegare. Quindi questo è il contesto. PSR e GAL, per favore parlate con l'assessore all'agricoltura. Io ne ho parlato più volte con lui, perché i GAL sono un mio interfaccia inevitabilmente, ma il PSR è uno strumento approvato dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea. Non c'è assessore al mondo che senza una determinazione della Commissione Europea lo possa cambiare. Tenetevi in contatto stretto con l'assessore alle risorse d'area per tenervi informati costantemente, perché per quanto coincidiamo il territorio è immenso, ma come dico sempre ci sono le mail. Io rispondo costretto anche lei a scrivermi, continuavo a telefonarmi nei momenti più pensati e le ho detto mi scrivi, qui io non vengo a scrivere. Perché noi dobbiamo mantenere memoria. Io domani devo andare a vedere se la capriola che cosa dobbiamo fare, che cosa abbiamo fatto. Cioè c'è bisogno di evoluzione, di rapidità delle comunicazioni. Se il sindaco mi scrive e dice dimmi con l'STL a che punto sei, io entro la sera, domani mattina gli rispondo. Se dobbiamo aspettare che io vengo qua, lui viene a Bari, diventiamo vecchi, io sicuramente ho finito il ballato. Lui no, chiaro? Allora, tutti i vari strumenti di rapporto bisogna usarli, perché il territorio è enorme. E noi dobbiamo, io con la provincia di Foggia, amministrazione provinciale di Foggia, ma territorio di Foggia, quindi in tempo reale. Per esempio, nel subappennino, Monti d'Auli, i sindaci non hanno fatto un consorzio, si sono collegati, si riuniscono periodicamente, non hanno bisogno della bandierina. Si riuniscono periodicamente, si scambiano di continuo le informazioni, sono 30, 39. Per cui tu vuoi parlare, ti chiama quello di Orsara, ti chiama quello dell'altro comune, ti chiama Verona, ti chiama Bovino, e tu gli rispondi e io ho la mailing list Monti d'Auli, io clicco e scrivo tutti insieme, cioè quello è lo strumento. Poi vado là, io giro, io comune di Monti d'Auli, mi sono fatta praticamente tutti in quest'anno, mi sono fatta così tutto il cargato, di ripeto, mi rimaneva, forse sono andate tutti i comuni importanti del cargato, mi rimaneva fuori questo pezzetto, cominciava da Arago, non sono andata a San Severo, non sono andata da molto tempo a Torre Maggiore, ci andavo per la cultura, non sono riuscita più a tornarci anche per il turismo. San Severo, la medaglia del vino, possiamo immaginare di fare di altro? Non so se questa è la maniera con cui lavoriamo, questo lavoriamo è al plurale, perché a me il pronome io piace poco. Allora facciamo squadra,
oltre a Cestin che vi ho detto, si occupa sia della borsa del turismo religioso e dei cammini dello spirito, e che è qui. C'è anche l'Ippolito che si occupa invece delle iniziative culturali e di spettacolo, dell'altro signore che è lì. Noi, tra l'altro, tutti e due loro risiedono a Foggia, sono consulenti dell'assessorato per le attività dell'intera regione, ma risiedono a Foggia. È facile contattarli, quindi ci sono i referenti anche su questo territorio, c'è un'organizzazione, c'è una squadra, c'è un'integrazione. Ultimo punto che invece vi voglio dare, su cui voglio fermarmi, scusate, noi abbiamo due portali, cari amici, abbiamo il portale Viaggiare in Puglia, abbiamo il portale Puglia Events, si cerca lì? Puglia Events, sì, si manda, c'è tutto un sistema per inserire nei portali manifestazioni, iniziative, anche piccole, quindi per voi sappiatelo, la comunicazione è grande. È già pagata, la regione investe su questi due portali che sono al servizio di tutti i territori, andatevi a guardare, perché da Milano o da Düsseldorf non penserete che rimarremo a Cartolina, ormai il turismo è esclusivamente pieno. Lo sanno gli operatori, lo sanno gli enti, lo sanno tutti. Ma chi va a prenotare di più con la telefonata? Pochissimo, tra poco nessuno. Si va su portali, si lavora cercando di fare da te e poi si prenota. Questi sono i sistemi, non c'è altro. Sul portale Viaggiare in Puglia c'è anche la sezione operatori. Tra un attimo sarà attiva anche la sezione Puglia Promozione, perché l'ente. L'ultimo punto che volevo chiamare è questo. La Puglia ha preso il treno del turismo da poco. La crescita sul turismo è degli ultimi 6-7 anni. Graduale ma fortissima. Noi siamo diventati regione turistica come ultima in ordine di tempo rispetto alle regioni turistiche italiane. Salerno e Torino. La Puglia, ma dove? Qui veniva rimaragliata dalla Germania e dal Capitano, ma la Puglia che cos'è? Salento. Ripeto, un po' il Gargano, avevo un po' il turismo nazionale e internazionale. Per il resto noi siamo diventati regione turistica sempre più forte su mercati nazionali e su mercati internazionali negli ultimi 6-7 anni. Vi devo dire che siamo decollati, via via che è decollata questa visione della Puglia come terra di accoglienza, come terra di cultura, come terra di enogastronomia, così è decollata. Il volano del Salento è stata la notte della Taranta. Quando io ho iniziato, io sono l'assessore alla cultura 6 anni fa, per la prima volta hanno avuto un serio finanziamento, la prima volta, si stavano per 10 anni prima, nessuno aveva mai sentito parlare. Abbiamo detto sull'anciati. Sono diventati uno straordinario attrattore, non so se è chiaro, quelle cose così si combinano, la Taranto si va a fare la diventa però è diventato un brand generale della Puglia, neanche soprattutto. Il turismo è fatto così, ma in questa fase che siamo controllati, siamo forti, non ci sono soldi, sappiamo. Io sono andata a caccia di soldi, li ho trovati
per i Monti Dauni col progetto di eccellenza. Qualche propaggine potrà arrivare a Serra Capriola appena, qualche propaggine. No, quasi la perché già sia fatto dal Ministero. Non posso inventare le cose che non si possono fare, perché ci hanno chiesto il territorio compatto. Abbiamo avuto il fegato di pigliare un territorio interno, un territorio con difficoltà di sviluppo, Monti Dauni, la Puglia è una. Altri soldi arriveranno sul territorio, se Fitto, che ce li ha nel cassetto ormai, si decide, è andato bene la porre la questione, si decide a darci i soldi del poi a trattori, che sono centinaia. Toccheranno il Gargano, ma quando noi, perché il polo è quello, quando noi investiamo un territorio, si smargina il territorio, non so se è chiaro, perché quando poi ti fai una connessione sull'enogastronomia o ti valorizzi tutta una fascia costiera, è chiaro che poi lì sì, lì fai quel tipo di intervento, ma poi la promozione, la comunicazione, tutta va su tutto il territorio, cioè, non va su quel punto dove c'è no, io devo averli i soldi, devo averli dal governo nazionale, da cui aspettiamo col piano esecutivo 3, 4 e totale eccellenza, sì. 3.260.000. Ok. Per i Monti Dauni aspettiamo dal governo 3 milioni, governo. Approvati, sono approvati, non ce li devono andare. Dal POIN molto di più. Perfetto. E sono fondi dell'Unione Europea. Credo che adesso l'atteggiamento opposto dai due poli sono Gargano e Salento. Programmazione è tutta fatta. Noi facciamo ma, un programma del Parco Nazionale di Gargano, sarà la fascia costiera. Perciò vi ho detto, quando arrivano quei gli interventi, questo senso qualcosa non si fa. Il problema è che li devo avere. Ma non ci sono. Perché sono il progetto di eccellenza è approvato ufficialmente dal governo italiano, è arrivata la comunicazione e inizia ufficialmente. Dato che è stato fatto di stabilità e chiudiamo tutto. No. Che così si poteva mettere. No. Ultimamente così si no. Fa. No, attenzione, la finanza straordinaria non rientra nel parte, non dovrebbe rientrare nel parte straordinaria. Senza condizionare. Non rientra. FESR, poi PSR, Fondo Sociale Europeo. Perché a me in regione così mi hanno risposto. No. Io faccio la cosa, mi spiego questo perché ormai non lo so, abbiamo dei fondi europei. Sì. Mi hanno risposto che per stare nel patto di stabilità, poi mi sono dovuto mettere in macchina, venire a Bari e dire guardate. Qual è il fondo? Un fondo che ho fatto con la Camera di Commercio, un fondo di comune pubblico-privato, adesso non mi ricordo perché. Sì, allora, i fondi. Non mi ricordo perché purtroppo sono pieni di sigle, no? Quando ti ricordi gli iscritti e vediamo quando è la situazione. No, ma adesso io i fondi li ho avuti, ho un'anticipazione. Allora, noi abbiamo fatto la seguente scelta come giunta, poiché il patto di stabilità ci sta strozzando, ci sta uccidendo tutti. Ci sta uccidendo. Allora, i vincoli sono che ci sono e non si transigono, perché se si valica non ci tolgono i soldi, non esiste la possibilità. Abbiamo deciso di lasciare liberi i fondi europei di spendere e abbiamo bloccato il bilancio della regione, perché tutte e due le cose sono giuste. I fondi europei, perché se non li spendiamo, perdono di grazie. Quindi quelli che sono fondi europei, seppure con lentezze che sono quelle, sono tutti spendibili, tutte le finanze straordinarie, anche i soldi del governo quando arrivano sono spendibili, non quelli della regione, del bilancio autonomo.
ma al di là dei fondi che ci arrivano in queste forme, altri finanziamenti dal bilancio della regione Puglia, scordate, non c'è più, siamo tagliati su tutto. Quindi, con i signori assessori che hanno quella gestione dei propri fondi europei, andate a chiarire nei propri, nei loro programmi cosa c'è per il periodo. Non c'è un altro sistema. Parlate con i direttori d'area, parlate con i dirigenti, non andate per sotto dei dirigenti perché i funzionari non sanno di niente. No, ci sono cose di cui non si capisce. Quando non ci sia, non ce la fate, scrivete a me. Salvo il fatto che il server della regione venerdì, sabato e domenica mi auguro che si superi anche questo atteggiamento che fa l'istituto, purtroppo ha visto molte volte una non sinergia istituzionale che ha sempre prodotto cattive situazioni, sia per colpa dell'uno o dell'altro. Io questa cosa qui volevo sia al presidente Vendola che al ministro Fitto. Noi non abbiamo bisogno di appartenere a una parte, noi abbiamo bisogno di amministrare le nostre comunità. Lo possiamo fare solo se abbiamo delle risorse e delle risorse che ci permettano di mettere in campo determinati discorsi. Quindi io credo che sui fondi, quello che diceva Gianni, è vero, assessore, per un periodo, ma adesso si è sbloccato. Sì, la deriva si fa, è quello che volevo dire. Non avevano fatto questo spostamento e quindi rientravano. Allora, ho parlato del lavoro, se adesso gli ha detto non possiamo pagare per stare a passare, no, poi il ragioniere capo ha spiegato che la faccenda è da pari, se lo date da pari è un fondo europeo e quindi chiaramente ci sono. Assessore, inutile che lo dico, che sono contento che anche la provincia rivedrà questo contesto degli STL, perché se lei vede questa lettera scritta nel 2008, io parlavo di sistema capitanato, no, parlavo di sistema capitanato e non certo dei monti d'Auni e del Gargano. Non posso che ringraziarvi per la presenza, ringrazio i sindaci, gli assessori, gli amministratori, ringrazio gli amici. Grazie a tutti, grazie.